Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Moto Advisor. Siamo in ufficio, siamo nel nostro studio perché purtroppo oggi piove. Ero andato in pista per fare due zompi, ho fatto una manchettina ed è finita lì, quindi ho detto dai, vado a casa, faccio un video, dai, facciamo un video per la serie dei tutorial per gli apprendisti crossisti. Chiamiamola così. Prima di partire, due preamboli. Io sono quello dei preamboli, ormai mi conoscete. Noi stiamo continuando a fare dei tutorial per i neofiti, per chi si avvicina al motocross. Ve lo dico sempre, non sono un maestro di motocross, non sono un preparatore atletico di motocross, non sono un campione, sono un amatorone anche abbastanza scarso, però è da tanti anni che vado in moto e ho vissuto molte esperienze a riguardo, e quello che sto cercando di fare con questi tutorial è quello di, in un certo senso, indirizzarvi verso la strada giusta. Dopo stasera parliamo di un argomento molto spinoso, entriamo in un campo minato. È un campo minato perché quando si parla di fitness e volgarmente di palestra, si entra veramente in un campo minato, perché non so se seguite un po' sui social i vari preparatori o il mondo del fitness, sembra di essere in una guerra. Da un mese con l'altro gli equilibri cambiano, quello che prima era oro colato diventa merda, quella che era una cazzata diventa una roba imprescindibile per la preparazione fisica. Quindi questo video è, come gli altri, è un video molto base per indirizzarvi, per darvi qualche consiglio. Non sono diventato un preparatore atletico, assolutamente, e ci girerò attorno a questa cosa. Quindi ragazzi, prendete questo video per quello che è. Perché dobbiamo prepararci fisicamente per uno sport così stressante come il motocross? Avere una preparazione fisica adeguata è molto importante, anche per il semplice fatto che la prima protezione per le nostre ossa sono i muscoli, e avere un fisico allenato, atletico, preparato vi aiuta sicuramente, oltre che ad aumentare la resistenza in moto e ad aumentare il vostro passo, vi aiuta anche a prevenire gli infortuni. Avere dei muscoli allenati e tonici può aiutare ad evitare di farvi la bua e di spaccarvi qualche ossicino. Moto barra fondo. Pertanto comunque che voi facciate degli sport inerenti o comunque per l'attività in moto, non c'è nulla come la moto. Quindi il mio consiglio è quello comunque di stare tanto in moto, perché non ce ne scappate fuori. Pertanto che voi siate atleti, se avete visto il video del nostro amico Nicola, ne avete la conferma. Lui è uno che ha fatto triathlon, ha fatto decathlon, ha fatto le maratone, ha fatto il Giro d'Italia in bici, è un atleta preparato. Però la prima volta che è andato in moto, nonostante fosse fisicato, asciutto e tutto, in moto è venuto fuori che era colore, era così, era come questo qua. La moto è basilare, perché comunque come la moto non c'è nulla. E in più, se siete neofiti, fare tante ore in moto vi aiuta a capire innanzitutto dove avete delle lacune, e poi vi aiuta a capire la moto e la gestione. Un consiglio che mi sento di darvi poi è questo: quando andate in una pista che non vi piace, cercate comunque di trovare la quadra per girarci. A me capita spesso di andare in piste che mi fanno un po' schifo, però comunque non cerco di buttare via la giornata, non è che faccio due giri poi carico dal nervoso. Cerco di stare dentro, vedere quelli che girano meglio di me, e cerco di applicarmi, cerco di capire le traiettorie, cerco di fare la curva che non riesco a fare, cerco di fare il salto che magari mi sta qui. Vi faccio un esempio pratico. Stamattina sono andato in pista, non ero in forma, non me la sentivo, non c'ero molto. Però ho fatto solo una manche, ma ho fatto una manche da 30 minuti, perché comunque mi sono messo lì, bello tranquillo, gironzolavo, facevo tutti i salti, facevo quello che volevo fare, mi sono concentrato su un paio di curve che non mi facevano impazzire, e pur non andando fortissimo mi sono portato a casa la mia manchettina da 30 minuti. Dopo ho cominciato a piovere, però ero già contento. Quindi la moto è basilare, e girare anche in piste che vi fanno schifo è molto importante, perché sono tutti bravi a girare nelle piste belle
Ma il bello viene quando giri in una pista che ti fa cagare e magari è super bucata. Ricordatevelo ragazzi, perché le piste belle e piane siamo tutti fenomeni. I casini cominciano dopo. Occio. Discorso moto l'abbiamo fatto. Lavoro aerobico. Il nostro sport, come ho già detto, è molto stressante. Però la preparazione specifica per il motocross è un lavoro molto aerobico. Quindi sicuramente a livello base vi consiglio vari sport che possono aiutare. La bici, per rinforzare le gambe, che sono una delle cose più importanti. La corsa, per lo stesso motivo, oltre che per il fiato, nuoto. E quarto, ma non per importanza, il lavoro sul core. Il core è questa parte qui, quella degli addominali. Ci sono molto importanti per la moto, perché su certi movimenti, sul lavoro comunque in piedi, avere degli addominali allenati è importantissimo. Ed è una delle cose, anche se non avete tempo, come me, che purtroppo la sera non riuscite a fare il giro in bici o la corsettina a piedi, la mattina prima di partire ad andare a lavoro, prima di fare colazione, fare una serie di addominali è molto importante, anche e soprattutto per il discorso del mal di schiena. Quindi lombari, addominali, il lavoro del core. Altre attività, anche qui campo minato, molti mi parlano molto bene del CrossFit. Non lo so, non lo conosco, alzo le mani, però sento tanti che a livello fiato e comunque a livello aerobico mi parlano bene del... Non lo so. La corda è molto importante, perché comunque fate un lavoro dove aumentate la resistenza dei polsi e comunque fate fiato, fate lavorare schiena, addominali, gambe, glutei, fate lavorare tutta la parte che interessa alla guida della moto. Quindi la corda è consigliatissima, però ribadisco, dovete fare delle attività aerobiche se volete andare bene in moto. Se siete appassionati di fitness, vi piace essere grossi o comunque fisicati, andiamo sempre un po' di più in un campo minato, perché comunque il lavoro della palestra per l'aumento della massa fisica va un po' contro la preparazione per la moto. Mi è capitato, vi faccio un esempio, in passato, nei 2 mesi invernali in cui ero fermo, di andare in palestra, andare dal preparatore e dirgli: ah, faccio motocross, mi serve una scheda apposita. Ah sì sì, ci penso io. Scheda tirata giù da internet, la solita scheda del cacchio che fanno tutti, senza guardare problematiche, attività sportiva svolta, età, anni, eccetera. E vabbè, facevo questi 2 mesi, dopo 2 mesi ero tutto bello gonfio, però la prima volta che andavo in moto facevo cagare. Perché mi inchiodavo, diventavo una scopa. Fare sulla pressa 100 kg, sì, vi può essere d'aiuto, ma vi serve magari qualcosa di più specifico, quindi carichi minori e più ripetizioni. Dovete fare un lavoro aerobico e aumentare la potenza esplosiva dei vostri muscoli. Chiudo qui, non voglio dire nulla di più perché entriamo veramente in un campo minato. Come vi dicevo, quindi, preparazione specifica. Andate da un preparatore che abbia cognizione di causa di quello che stiamo parlando, del motocross. E se andate nella tipica palestra di paese, faccio motocross, oh sì, ti servono le braccia, ti servono le braccia, uscite dopo 3 mesi che avete delle braccia così, e però in moto sembrate dei pali. Sembrate dei pali dell'Enel. Quindi, consiglio schietto, informatevi sempre da che preparatore state andando e se ha le cognizioni di causa per lo sport di cui stiamo parlando. Ma questo è un consiglio non solo per il motocross, ma per tutti gli sport. Alimentazione, fatevi seguire da qualcuno che sappia di cosa stiamo parlando. Perché magari avete delle intolleranze, avete dei problemi. Anche qui è importantissima l'alimentazione. Direi che abbiamo parlato un po' di tutto, ovviamente è sempre un'infarinatura molto generica. Spero che di non aver detto delle cazzate. Se l'ho dette, scrivetemelo qui sotto. Se il video invece vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale. Detto questo, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!